Nuova bufera sul mondo del calcio, con nomi di primo piano che finiscono arrestati o nel registro degli indagati. L'inchiesta è sempre quella di Cremona, denominata Last Bet. In manette, fra gli altri, sono finiti Stefano Mauri, Omar Milanetto e Cristian Bertani. In Salento, ordini di perquisizione per Daniele Corvia e Massimiliano Benassi. A Cremona, indagati anche l'ex barese Leonardo Bonucci, il tecnico della Juventus Antonio Conte, all'epoca allenatore del Siena, e Domenico Criscito, immediatamente escluso dalle convocazioni per i prossimi europei di calcio. Per tutti l'accusa è di associazione a delinquere, finalizzata alla truffa e alla frode sportiva. Sotto osservazione almeno 7 partite di A della stagione 2010-2011, in particolare Brescia-Lecce del 27 febbraio 2011 e Lecce-Lazio del 22 maggio 2011. Secondo il procuratore di Cremona, Di Martino, per comprare questa gara, l'organizzazione criminale avrebbe versato ai giocatori corrotti 600.000 euro, realizzando un guadagno di 2 milioni. Buonasera, dopo gli sviluppi dell'inchiesta di Cremona che abbiamo appena sentito, il Codacons Bari ha promosso un'azione di risarcimento in favore degli scommettitori e dei tifosi del Bari. Ogni persona potrà chiedere 500 euro di indennizzo anche per i danni morali subiti. Non abbiamo ancora chiaro il movente, lo dichiara il ministro dell'interno Anna Maria Cancellieri a proposito dell'attentato di Brindisi costato la vita alla 16enne Melissa Bassi. Nelle prossime ore sarà operata nel centro Grandi Ustioni di Pisa la più grave delle ferite, Veronica Capodieci. Sempre in giornata è prevista una manifestazione a Mesagni organizzata dal comune e dall'associazione Libera. Ennesimo rinvio nella vicenda diplomatico-giudiziaria dei due militari pugliesi agli arresti in India con le accuse di omicidio e associazione per delinquere. L'alta corte del Kerala ha infatti aggiornato a mercoledì l'udienza relativa alla richiesta di libertà dietro cauzione. Intanto, in occasione della festa della Repubblica, il 2 giugno a Roma, si svolgerà un corteo organizzato dal Comitato Indipendente Salviamo i nostri Marò. I sindacati confederali annunciano per giovedì prossimo manifestazioni in tutte le province pugliesi. Sono insufficienti, dicono CGIL, CISL e UIL, gli 80 milioni di euro messi a disposizione dal Ministero del Lavoro per gli ammortizzatori sociali. Secondo la Regione, per l'anno in corso ne servirebbero 200. Al 30 aprile la cassa integrazione interessa 19.441 lavoratori, mentre per la mobilità in deroga sarebbero arrivate all'INPS già 7.000 domande. Iniziativa della provincia di Bari dedicata a chi cerca un lavoro ma vuole evitare le file ai centri per l'impiego. Chiunque si potrà accreditare al portale internet Sintesi, al quale sono già iscritti oltre 85.000 enti, istituti e aziende del territorio. Ottenuto un nome utente e una password, si potrà visionare e aggiornare la propria scheda, inserire e modificare il curriculum e incrociare domande e offerte di lavoro. All'ospedale Perrino di Brindisi una nuova apparecchiatura per la diagnosi della talassemia che eviterà ai pazienti lunghi e costosi viaggi in altre regioni. In Puglia sono 800 le persone affette da questa patologia, 120 risiedono proprio nella provincia di Brindisi. La nuova risonanza magnetica, cardiaca ed epatica non invasiva permetterà un più attento monitoraggio della malattia. A Taranto un motovoliere ha affondato nelle acque antistanti il molo Sant'Eligio sversando carburante in mare. Effettuate le operazioni di bonifica, si indaga sulla possibile natura dolosa dell'episodio. Basket di A2 a Barcellona Pozzo di Gotto. L'Enel Brindisi si è imposta per 86-80 sui padroni di casa. I pugliesi accedono così alla finale per la promozione in Serie 1. È tutto, ora c'è il meteo. Buonanotte. Sulla Puglia variabilità, su Gargano, Tavoliere e Terra di Bari nubi nel pomeriggio, poi ampie schiarite. Su Subaperino Dauno e Altopiano delle Murge rovesci pomeridiani seguiti da decise aperture. Su Salento e Tarantino molto nuvoloso con rovesci in attenuazione dalla serata. Temperature stabili, venti deboli da est, mari poco mossi.